Ciao ragazze, allora finalmente ecco il video Nicole risponde, quindi in questo video rispondo alle tantissime domande che mi avete lasciato su Facebook e su Instagram, come al solito ho qua il mio cellulare e sono pronta insomma a guardarle e a rispondervi in diretta naturalmente, visto che sono tipo 2000 le domande, una roba del genere, non posso rispondere ad ognuna, mi dispiace ma lo ripeto ogni volta perché ci tengo a scusarmi se appunto non posso rispondere a tutte quante, ma scelgo sempre quelle più gentili. E quindi oggi ci saranno tante novità in questo video perché ho tante cose da dirvi e un sacco di cose già ve le state chiedendo da un po', quindi mi sa che è ora di svelare diversi misteri. Tra l'altro sì, sono ancora a Trieste e in questo video capirete il perché. Allora, iniziamo subito. Prima domanda, questa è una domanda che mi fate sempre. Roberta su Facebook mi chiede: ciao Nicole, vorrei fare il piercing alla lingua ma mi hanno detto che comporta qualche problemino e che i posti mi sono dolorosi, potresti dirmi qualcosa sulla tua esperienza? Un bacio. Allora, un bacione a te Roberta, devo dirti che sì, è vero che quando fai il piercing poi, nel senso, un pochino ti fa male perché comunque la lingua si gonfia, non a tutti ma a tanti la lingua si gonfia, anche a me è successo naturalmente, cioè io non potevo essere tra il 10% di gente fortunata, naturalmente no, mi si è gonfiata tipo un sacco, tipo palloncino per 5-7 giorni e già ve l'avevo raccontato questa cosa, ma secoli fa, ma ho parlato, vi giuro, come Paperino per 7 giorni, andavo a scuola e parlavo così, ve lo giuro, ero in quinta superiore, è stato, cioè, tragicomico, vi giuro, tragicomico. Mi ricordo che quando uscivamo con gli amici, loro ordinavano i cocktail, io ordinavo bicchieri con ghiaccio, cioè senza niente, solo ghiaccio nel bicchiere, e sgranocchiavo sto ghiaccio, però mi dava un sollievo pazzesco, ma appunto durato 5-7 giorni, dopodiché è passato tutto e sono tornata dal piercer che mi ha sostituito il piercing, perché all'inizio te ne mettono uno un pochino più lungo, naturalmente una barra un pochino più lunga, poi sono tornata dal piercer che mi ha messo la barra più corta, che è la lunghezza che ho ancora adesso. Altri problemi sinceramente assolutamente non ne ho avuti, non mi ha fatto per niente male nel momento in cui mi è stato fatto il foro nella lingua, non ho sentito nulla, io continuo a ripeterla questa cosa, nessuno mi crede ma ve lo giuro, io non ho sentito assolutamente nulla, forse perché l'adrenalina era talmente tanta, forse perché non va, cioè è la lingua talmente morbida che in realtà non bisogna fare pressione, niente di che, quindi per me è stato così, al momento non ho sentito nulla, poi mi si è gonfiato un po' la lingua, però insomma è una cosa, non voglio dire che consiglio, ma se lo volete veramente non abbiate paura. Poi Pamela, sempre su Facebook, mi chiede: essendo uscita fuori da una relazione, hai per caso scoperto un nuovo lato di te stessa che non conoscevi? Allora, Pamela, sicuramente sì, non pensavo di essere così forte, così indipendente, forse perché appunto sono, ho passato tanti anni appunto fidanzate, quindi mi sono, ho scoperto di essere molto più forte, più indipendente, di non aver veramente bisogno di nessuno, ma questo già ve l'avevo detto insomma in modo più approfondito nel video che avevo fatto sulle relazioni, ma sicuramente questo, e ci tengo che se anche alcuna di voi sta uscendo, è appena uscita da una relazione eccetera, non voglio che vi spaventiate, o se state pensando di lasciare il vostro ragazzo o ragazza ma avete paura di restare da sole o di restare da soli, non abbiate paura, fate quello che vi sentite di fare. Poi Eleonora mi chiede: e io riconosco la tua foto Eleonora, perché ti ho vista ad un incontro, sicuramente ti ho vista ad un incontro, non mi ricordo dove, ma ti ho vista Eleonora. Allora mi chiede: ciao Nicole, sono Eleonora, io ho gli occhi azzurri verdi, quale ombretto posso indossare? E quale tipo di eyeliner, di linea di eyeliner posso fare? Come viaggiare, vedere posti nuovi, nuovi followers? Salutami per favore, un grande bacio e abbraccio. Un grande bacio e abbraccio a te Eleonora, ciao, ti saluto, ma spero di rivederti ad un incontro appunto, perché sono quasi sicura, adesso ovviamente mi farò una figura. Eleonora, ti prego, non scrivermi nei commenti, cioè assolutamente non m'hai mai vista, ti giuro. Allora, occhi azzurro-verdi, allora, che poi sono i colori che stanno meglio anche a me, abbiamo praticamente lo stesso colore d'occhi, direi, allora, per gli occhi azzurri i toni dell'arancio, quindi bronzo, dorato, per gli occhi verdi un borgogna, un viola, quindi gioca un po' con questi colori appunto dall'arancio
al viola, al borgogna, dorati, bronzo, eccetera. Per l'eyeliner io ti consiglio di fare una linea non troppo spessa, non mi piacciono le linee d'eyeliner troppo spesse, ne vedo tante in giro, è sempre meglio iniziare a farla super 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 sottile e poi renderla un pochino più spessa verso l'esterno, ma non troppo. E come viaggiare, vedere nuovi posti, nuovi follower è la cosa più bella del mondo e mi sento la persona più fortunata al mondo, quindi non potrebbe, insomma, non so spiegarvi, è splendido. Poi Siria mi chiede, e arriviamo alla domanda che è veramente, cioè, mi state facendo ovunque da mesi ormai. E Siria mi chiede: ciao Nicole, hai mai pensato di avere un altro fidanzato? O sei fidanzata? Diccelo che siamo curiosi. E questo commento ha tipo 52, 50, 49 pollici in su. Quindi Siria, vi devo dire che ne stanno parlando tutti, cioè, ho visto gente fare video sull'argomento. Sì, devo dirvi che ho un ragazzo da un po'. Questa è la risposta tanto bramata, tanto desiderata. Sì, è così. Sì, ero con lui a Cortina, quindi vi rispondo anche a questo perché so che, insomma, siete super super curiose, curiosi, e quindi sì, è così. Sono molto felice e questo è quanto spero che lo siate anche voi per me. Io vi vedo un po' come, cioè, è un po' come se voi foste mie figlie, quindi naturalmente inizialmente volevo proteggervi da ciò e aspettare un pochino prima di presentarvelo e tutto quanto, quindi ve lo presenterò prestissimo, promesso. Anche lui vuole che lo conosciate, quindi aspettate un attimino, promesso che ve lo presento, non so ancora come, se in un video, in una foto, qualcosa faccio, ma lo conoscerete presto, promesso. Poi Chiara mi chiede: prima di tutto volevo dirti che sei magnifica e che ti voglio tanto bene. Grazie Chiara, anch'io vi voglio bene. La mia domanda è: ora che stai trascorrendo tanto tempo in Italia per gli incontri, pensi di trasferirti definitivamente qui o rimarrai ad Amsterdam? Bacioni. Allora Chiara, per il fatto che vi ho appena spiegato e anche perché comunque su ad Amsterdam non ho famiglia, ho diverse amiche a cui voglio un bene dell'anima veramente, ma tutta la mia famiglia, tutti i miei amici e appunto il mio ragazzo adesso sono a Trieste, quindi questo è un altro scoop, lui è di Trieste. E quindi mi sto ritrasferendo a Trieste e questo è stata una decisione, insomma, che ho preso in questi mesi, non è stata una roba veloce così, però questo è quanto. Ed ecco perché sono sempre in giro, sono a Trieste, poi sono ad Amsterdam, ecco perché non sono molto molto attiva, non è che mi sono dimenticata di voi, non mi sono montata la testa, non lo so, cioè veramente, supposizioni ne ho viste a destra manca, è semplicemente il fatto che avevo la videocamera ad Amsterdam, ora questa l'ho presa la reflex, avevo solo quella per i vlog, non ho il cavalletto, infatti voi dovreste vedere dove sto registrando, cioè praticamente ho messo 7 libri in fila, non avevo nemmeno questa memory card, praticamente non ho una postazione dove filmare, adesso sono nella mia cameretta vecchia di mia mamma e sono in un periodo in cui sto organizzando un trasloco da una parte all'altra d'Europa ed è veramente un casino, vi lascio immaginare, è un casino anche perché ho un sacco di mobili, un sacco di roba, voi lo sapete, ma ho già trovato un appartamento che mi piace qua a Trieste, mi piace tanto 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 e non vedo l'ora di farvelo vedere, ci vorrà ancora un po' perché ancora non è pronto, ma insomma non vi voglio dire troppo perché non ho ancora concluso, però mi piace veramente un sacco. E quindi queste sono le due grosse grosse novità che non vedevo l'ora di dirvi perché io non ce la faccio a nascondervi le cose, mi sentivo in colpa e poi vedevo che mi scrivevate tu, alcuni, insomma, voglio dire, alcune persone mi scrivono tu ti sei buttata la testa, adesso ci trascuri, no, è semplicemente il fatto che proprio non riuscivo perché sto organizzando da sola un trasloco da Amsterdam a Trieste e non è così semplice, credetemi. Poi passiamo alle domande di Instagram e c'è Maria Antonietta Vitulano 9 che mi scrive: Nicole, qual è il tuo rossetto MAC preferito? Un bacione, sei grande, in potersi salutare ti ringrazierei di cuore, ciao. Allora, ti devo dire, il mio rossetto preferito è una lotta tra il Faux, si scrive F-A-U-X, e il Kinda Sexy. Ultimamente sto usando solo quelli e li sto facendo fuori a velocità della luce, infatti li sto finendo. Poi Lord Julie mi scrive: ciao Nicole, da quando hai aperto il canale che ti seguo ho visto tutta la tua evoluzione su YouTube, mamma mia, 6 anni, non ci credo. La mia domanda è: dopo che ti sei lasciata con Neil, avevi pensato di lasciarci? Ti stimo moltissimo, continuo così, Giulia. No, assolutamente no, non vi lascerei mai, questo
è il mio lavoro, ma è la mia vita, nel senso che voi fate parte della mia vita da diversi anni ormai. Voi siete cresciute come me, ma anch'io sono cresciuta con voi e non potrei stare senza di voi. Questo è quello che faccio, mi riempie la vita dalla mattina alla sera e non c'è cosa più bella, quindi no, assolutamente no, non ci penso nemmeno, né oggi, né domani, né mai. Poi, Codons mi chiede, Raoul Bova o Gabriel Garco? Allora, non mi piacciono particolarmente né uno né l'altro, cioè sono entrambi dei bellissimi ragazzi, insomma sì, sono molto carini, ma personalmente forse direi Raoul Bova, perché Gabriel Garco, non so se l'avete notato ultimamente, ma ho visto qualche immagine o uno spezzone televisivo in cui era tutto gonfio, non ho ben capito se si fosse, non lo so, fatto delle iniezioni di silicone, non ho ben capito, però allora per questo dirò Raoul Bova. Adesso ditemi voi se poi è venuto fuori, che cosa è successo a Gabriel Garco, non lo so. Poi Bebe Filonk mi chiede, ciao Nicole, ti volevo chiedere, quando vieni in Italia, qual è il piatto che preferisci mangiare? Ciao Rebecca. Allora Rebecca, il piatto che preferisco mangiare, ce ne sono talmente tanti, la cucina italiana è la migliore al mondo e io l'ho girato e vi posso garantire che è la migliore. Allora, io amo la focaccia con le olive verdi, lo so, non fa bene, ma io la amo. Amo la pizza, quella napoletana specialmente, che in tante mi avete scritto, perché a Napoli non sei andata da Sorbillo da Michele? Perché non ho avuto il tempo purtroppo, quindi l'unica pizzeria in cui siamo potuti andare era quella a 10 metri dall'incontro, del Rosso Pomodoro, altro non l'ho potuto fare purtroppo, ahimè, anche se mi sarebbe tanto piaciuto tornare da Sorbillo, vi devo dire la verità, amo quella pizzeria. Il piatto che preferisco mangiare è la focaccia, pizza, amo la pasta alla matriciana, amo gli spaghetti alle vongole, le lasagne, che a Trieste si chiamano pasticcio, si chiama pasticcio, veramente, cioè tutto praticamente, il prosciutto crudo di Parma, cioè i salumi, la mortadella, vi giuro, non fatemi ci pensare che ho fame, ancora non ho pranzato, quindi poi. Ciao Nicole, volevo chiederti quale palette economica mi consigli, però deve avere un'alta coprenza e che posso reperire facilmente. Allora, come palette mi piacciono molto sia quelle Kiko che quelle Deborah Milano, le ultime uscite sono molto molto carine, ve l'ho fatta vedere nel mio ultimo video haul, costano poco e sono molto molto carine, quindi sicuramente questi due brand, poi vedi tu insomma le colorazioni che possono fare al caso tuo, ma questi due brand mi soddisfano sempre. E poi un'altra domanda, come mai hai dato questi nomi ai tuoi adorabili gattini? Un bacio grandissimissimissimissimo, sei stupenda, ti adoro, grazie tesoro, un bacio grande. Allora, come mai ho dato questi nomi? Allora, Denver l'ho chiamato appunto così, sto vedendo che sono tagliata a metà, ma vabbè ragazze, non ho il mio cavalletto, perdonatemi per stavolta, e poi lo dico a fine video, quindi vabbè, cioè sono sconclusionatissima oggi veramente. Questi nomi, allora, Denver l'ho chiamato così dal cartone animato e chi ha la mia età si ricorderà di Denver agli occhiali, il nasone, all'insù Denver, ti voglio bene Denver, il cartone animato naturalmente, Denver che era un dinosauro un po' tontolone che parlava in modo strano, e il mio gatto è così, è un po' tontolone e parla in modo strano, quindi si chiama Denver. E poi Audrey invece l'ho chiamata così perché lei è molto elegante, molto signorile, lei è molto... ha un pochino la puzza sotto il naso Audrey, e quindi l'ho chiamata, parlo in triestino, l'ho chiamata Audrey come Audrey Hepburn, anche perché lei è un po' un'icona di stile per me, mi è sempre piaciuta molto Audrey Hepburn, quindi, ma la chiamo, più che Audrey la chiamo Stellina, gatta Stellina, non so perché, ma mi ispira, cioè molto spesso gli animali mi ispirano dei nomi come se me li comunicassero, e quindi penso che lei voglia essere chiamata Gatta Stellina, magari mi sbaglio, però io la chiamo Gatta Stellina. E questo per oggi è quanto, ragazze. Spero che vi sia piaciuto questo video. Io, prima di salutarvi, un'unica cosa, volevo farvi conoscere un'app, e in tanti già ne stanno parlando, quindi so che probabilmente già la conoscerete, ma si chiama Clue App, ed è questa qua. Vi faccio vedere... se si riesce a vedere qualcosa, eccola qua, questa è l'app di cui vi sto parlando, si chiama Clue, C-U-C-L-U-E, ed è un'app assolutamente gratuita sia per iOS che per Android che per Apple Watch, quindi insomma sì, è gratis e mi piace perché permette di tracciare esattamente quando avrete il prossimo ciclo mestruale, quindi questo naturalmente è solo per le donne insomma, e quindi appunto poi più informazioni ci mettete, vedrete, vi chiederà un sacco di cose, tipo
l'umore, se avete dei dolori, eccetera, eccetera, e poi in base a questo sarà ancora più precisa ed efficace, e appunto è molto molto utile. Io la uso sempre, insomma, è gratis, quindi oltre a questo è anche molto molto semplice da usare, un design molto pulito, quindi insomma fatemi sapere se la state già usando, se ne avete sentito parlare o se insomma la state scaricando in questo momento. E quindi questo è quanto, ragazze. Io comunque, se volete scaricarla, vi lascerò i link qua sotto nel box informazioni come al solito. Questo è quanto, spero vi sia piaciuto questo video, spero abbiate ricevuto tutte le risposte alle vostre domande, che veramente non ce la facevo più a tenermi queste cose, quindi voglio che insomma siate partecipi della mia vita come siete, come è sempre stato, insomma, ed è giusto che sia, perché per me siete molto molto importanti, quindi non voglio nascondervi le cose, ma è stato un periodo in cui nemmeno io sapevo cosa stavo facendo, quindi mi ci è voluto un po' per organizzarmi la vita, e adesso diciamo che quasi è organizzata, devo solo portare tutta la roba giù, compresi i gatti. Sono stata ad Amsterdam fino a 2 giorni fa, stanno benissimo, ve lo giuro, ve li mostrerò di più, promesso. So che vi mancano, mancano anche a me, ma appunto, insomma, vi voglio tenervi sempre 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 aggiornate, quindi perdonatemi se un pochino vi ho trascurato, ma non l'ho fatto apposta, è che appunto sto organizzando questo trasloco, ve l'ho detto 573 volte, quindi questo è quanto. Scrivetemi, vi prego, nei commenti cosa ne pensate, insomma cosa pensate del mio trasloco, di questo cambio vita, di tutte queste novità, insomma, del fatto che insomma c'è un nuovo ragazzo, che naturalmente veramente, cioè, io penso che questa sia la notizia del secolo, cioè me l'hanno chiesto in 20.000, ho ricevuto centinaia, migliaia di mail che mi chiedevano, quindi adesso lo sapete, sì, e le due tazze a Cortina erano due perché c'eravamo io e il mio ragazzo, quindi svelato questo mistero, svelati tutti i misteri, tante novità. Io vi do un bacione grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!